E grande giorno di Arezzo a Pontedera con il presidente dell'Arezzo Severini che si lascia andare anche a questo palleggio. Il pubblico risponde, circa 300 i tifosi in più. Ci sono, e questa è una notizia vista la Serie D, anche i tifosi del Pontedera. Bellissima la coreografia, vincere se non ora quando, se non qui, dove, una maglietta che l'Arezzo regala alla Pontedera, in particolare a Manuel Caponi dopo l'incidente nella partita contro la Sansovino. Si comincia, l'Arezzo conferma il tridente, Sissé, Martinez, Raso, Nolè, Cubillos, Caponi, Magnani, giocatori più pericolosi del Pontedera, proprio Magnani, attenzione c'è Pecorari, Magnani, palla dietro, Cubillos, conclusione, deviazione, c'è il gol del Pontedera, sono passati appena 15 secondi e Cubillos su questo tiro trova la deviazione, c'è il gol, sul rilancio, Sissé, davanti alla porta! Pari Arezzo, Sissé, 5 minuti e poi fucila tutti, Sissé, 1-1, avvio incredibile di partita, era davvero il super match ed è un super inizio, 1-1, dunque l'Arezzo è riuscito subito a recuperare. Bencarelli, parte un cross, c'è la deviazione, salvataggio sulla linea, poi raccoglie Idromela, la palla torna in mezzo, altro pallone allontanato. Cubillos dall'altra parte, Cubillos a rigore destro, la parata di Bucchi, Mencarelli col sinistro, Sissé si tuffa, pallo clamoroso, c'è Martinez col destro e un altro incredibile salvataggio, davvero doppia occasione, punizione per l'Arezzo, la batte addirittura Pucci, grandissimo gol di Pucci che si presenta anche come battitore di calci di punizione al 16esimo e 2-1 e poi va ad abbracciare Bucchi sotto la curva sud, 2-1 per l'Arezzo, il primo gol in campionato di Pucci. Raso, la palla per Crescenzo al volo e si tuffa Bibba, palla sul fondo, attenzione poi a Carfora, tiro improvviso, palla alta non di moltissimo. Ancora Pontedera, squadra davvero quadrata, ancora pericolosa. Qui intanto c'è la munizione per Pecorari. Regoli era andato via, è il giallo pesante per Pecorari. Poi il calcio di punizione, stacca proprio Regoli al 45esimo. Il pareggio, angolo di Carfora, Regoli stacca e dunque 2-2. L'Arezzo si fa agguantare proprio alla fine di tempo e il Pontedera trova un 2-2 preziosissimo. Al sesto della ripresa, fuori Martinez, entra Rubechini. Crescenzo, prima finta, poi col destro, palla lontanissima dalla porta. Al 18esimo esce Raso, entra Pozzebon. Regoli, da fuori, destro, fuori anche in questo caso. Poi Pozzebon, dopo il tocco di Sissé, Pozzebon in aria, anche in questo caso la mira non c'è. Poi Sissé, cerca la linea di fondo, Sissé mette dentro Pozzebon, scivolata, la porta era vuota, ha fatto buona guardia Lucarelli. Rubechini prova a concludere, palla però fuori. Esce Cubillos, entra Arrighini, nel Pontedera, nell'Arezzo al 28esimo, fuori Dromela, entra Nofri. Ancora Pontedera, il pallone verso l'area di rigore, sul tocco di Magnani c'è Pucci che tocca con un braccio, vediamo, parano molto vicini però, anche se probabilmente tocca con una mano, ma molto vicini. Palla intanto sul cross, qui Sissé la mette alta sul cross di Rubechini, ma era fuori gioco in questo caso. C'è la bandierina, poi entra anche Agnorelli ed esce Nolè. Calcio di punizione da destra e la palla in rete, al 42esimo, Magnani riuscito a deviarla, sembrava una partita avviata sul 2-2, sull'ennesima punizione di Carfo, è arrivato il 2-2, poi viene espulso Magnani perché era già ammonito, il 3-2 per il Pontedera. Sul rilancio di Bucchi c'è un colpo di testa, attenzione Arrighini, Arrizzo sbilanciato, Arrighini e Bucchi, non esce Bucchi, scavalcato e la palla in rete, incredibile finale al 46esimo, il 4-2, Marino ha provato a arginare Arrighini che in scena questa danza, il 2-4 del Pontedera, Bucchi ha ritardato l'uscita, qui nel finale c'è anche tempo per una munizione pesante per Rubechini che era diffidato e salterà così come Pecorari. La partita di Sansepolcro, la stretta di mano tra Masi e Bacis, vince dunque il Pontedera 4-2 che vola in classifica quota più 7. Comunque i tifosi dell'Arezzo applaudono la generosa prestazione dei giocatori amaranto.